Allora, io mi presento, sono Filippo De Luca, sono uno, non so, uno scultore, faccio questo lavoro da tanti anni, penso di aver iniziato a 3 anni proprio per necessità, insomma, per passione personale. E ho imparato piano piano da solo e poi mi sono avvalso della collaborazione, ovviamente queste persone si sono avvalse della mia collaborazione perché erano molto, ma molto più bravi di me. E quindi piano piano ho iniziato la mia carriera, prima in ambito scenografico, a Cinecittà, e poi dopo, successivamente, ho fatto un po' la carriera personale più artistica. E il mio focus, cioè la mia passione, il mio tormento è lo studio dell'anatomia, che ho iniziato a fare da piccolo. E mi sono andato poi a cercare tutti gli studi, gessi, anche in Toscana, a Pietrasanta, per capire e studiare bene l'anatomia. Quella è stata la cosa che più mi ha un po' martoriato, insomma, da quando ero piccolo. Volevo, diciamo, studiare in maniera esatta le cose e non interpretarle in una fase iniziale, diciamo, di studio. E quindi piano piano sono approdato agli scorticati, allo studio di tutte le fibre muscolari e ne ho fatti parecchi, insomma, ne ho seguiti, copiati parecchi. E poi piano piano sono arrivato ai modelli dal vero. E quindi ho continuato poi a studiare e a capire che tutto ciò che è strutturato secondo le regole dell'anatomia si può rapportare a tutte le cose, diciamo, tra virgolette, del creato, nel senso che anche l'albero, il fiore, ogni oggetto funziona con la struttura dell'anatomia, dei principi che regolano l'anatomia, che poi sono molto semplici. E quindi, diciamo, questa è un po' la mia passione. Quindi io sono uno scultore figurativo. E in qualche modo tradizionale, insomma, per questo mi sono avvicinato anche al corso di Alessandro perché mi interessava questa sua attenzione, questo suo acume in questo tipo di disciplina che poi condivido anche io. E questo, diciamo, è un po' quello che io sono. Vi parlerò adesso anche un po' brevemente dello studio. E di come funzionano questi famosi principi che sono molto semplici dell'anatomia, che poi sono comunque accessibili a tutti, nel senso che approcciandosi in un modo rigoroso, si riescono piano piano a capire, tutte le, diciamo, le varie sfaccettature degli oggetti, nel nostro caso del corpo umano, e quindi a riprodurli esattamente in una prima fase come sono. E poi dopo, se si vuole, si può dare anche poi un'interpretazione personale e quindi trasformarli in oggetti artistici. Do un po' attenzione a questo elemento perché secondo me è molto importante, ne parlavamo anche con Alessandro in una discussione privata precedente, che lo studio, diciamo, del corpo umano, sia fatto prima in maniera più spersonalizzata possibile, cioè bisogna imparare tutti gli elementi che ci sono negli oggetti, e io vi ho portato adesso un piede in questo caso, che questo è il primo modello, questo è il calco di un piede di una statua greca, sono le prime cose che si iniziano a studiare. Adesso vi accendo, metto una fonte di luce laterale che può essere anche più semplice poi per capire quello che vi sto per dire. E bisogna esattamente capire e non dare interpretazioni, cioè dire, vabbè, a me piace farlo così, allora non so, gli do questo sapore fatto in questo modo, lo allungo, oppure questa cosa non mi viene e quindi cerco di farla in modo più così, come mi piace a me. Allora, questa cosa secondo me è da rigettare in una fase iniziale, cioè bisogna copiare esattamente così come l'oggetto vuole essere riprodotto e quindi senza interpretazioni. Diciamo, questa è una fase un po' noiosa e difficile inizialmente, che però nel momento in cui viene superata, poi fa acquisire esattamente i principi dello studio dell'anatomia, che poi sono racchiusi anche in un semplice piede. Una volta che si impara a fare un piede, si può fare tutto, si può fare anche un corpo intero. Quindi, diciamo, la porzione del corpo umano racchiude in sé, insomma, tutto quello che uno deve sapere per poi poter fare il resto. Ecco, quindi questo sostanzialmente è il principio. Allora, vi volevo quindi cominciare a raccontare un po' come funziona il corpo umano. Allora, praticamente, ecco, questa fonte di luce è un po'. Ecco. Allora, il corpo umano funziona con i piani. Allora, la cosa più difficile da capire inizialmente è l'individuazione dei piani principali, cioè il corpo umano è un oggetto geometrico.
le rotondità che vedete anche, non so, nei modelli, voglio dire, per esempio di Botero, quelle donne eccessivamente grasse, o uomini, insomma, anche animali, sono comunque tutte supportate da piani geometrici che stanno sotto. Se voi quando copiate un oggetto anatomico non individuate geometricamente proprio dei piani, degli spartiacque, cioè delle cose piatte che poi hanno un angolo e poi ripartono con delle cose piatte, rifanno un angolo e ripartono queste piatte, non date all'oggetto una struttura un po' indefinita, un po' sorda, che poi dopo non ha una sua caratterizzazione ben definita. E quindi bisogna imparare prima a individuare i piani geometrici. Allora, come si fa? E quella è la luce. La luce vi dice tutto. Adesso, voi lo vedete in modo un po' rotondeggiante, no? Perché chiaramente il piano, una volta che è stato individuato, e sono stati individuati tutti i piani di tutto, per esempio in questo caso il piede, poi si può iniziare a stondare, però quella è la fase successiva, che comunque deve sempre considerare, cioè bisogna stondare sentendo comunque che sotto c'è il piano, perché poi c'è una situazione di gerarchia. Una volta impostati i piani principali, che nel piede in linea di massima, anche se a voi adesso questo vi sembra complesso perché è più grande, però ve lo allontano se vedete meglio, i piani principali sono tre, che sono questo, che è questo qui, dove incide la luce, ve lo segno di nero, sarebbe questa facciata qui praticamente, questa porzione qua. Poi c'è il piano secondario, che è questo, che sarebbe questo sostanzialmente, no? Se vedete. E poi ce n'è un altro che praticamente è questo. Ecco, vedete come la luce, se io giro, vabbè, questo si capisce perché è più grande, no? Potete intervenire, cioè, se avete delle perplessità, non si vede bene, me lo dite, ecco, no? Vedete come la luce subito, poi qui ce ne sono altri, qualcuno potrebbe dire, qui c'è, sì, è vero, questa è, nello specifico è una vena, però se voi fate una figura molto piccola e la impostate come bozzetto, praticamente il piano principale che dovete mettere col dito è dare una ditata e fare un triangolo così, no? Che sarebbe questo piano qua, di La stessa cosa si questa fa in parte. disegno. Esatto, eh sì, però diciamo disegnare è più difficile perché bisogna sapere a mente tutte le no? Insomma, questo discorso e poterlo trasferire con le linee e quindi, insomma, diciamo, secondo me il disegno poi racchiude una sintesi in più perché il trasferimento sul piano di una cosa tridimensionale, sempre tecnicamente parlando. Allora, vi dicevo, c'è cioè Tant'è questo. vero che per imparare bene a disegnare conviene, specie la figura umana, conviene copiare da statue, perché Esatto. gli scultori già fanno la sintesi per il disegnatore. Basta. Esatto. Bene, allora, volendo con te, qui per esempio c'è un altro piano, che è questo qui. Adesso se riuscite a vedere lo inclino perché la fonte di luce è laterale, che è questo che vi ho segnato qui. Ecco. Vedete che c'è subito una zona nera, questa qui e questa, no? Se riuscite a vedere. Quindi poi proseguendo, praticamente questa sarebbe l'altra facciata. Quindi se voi mettete questa facciata qui e questa facciata qui, il piano, praticamente il piede, dovendo fare un bozzetto veloce, non so se vi è mai capitato di vedere mostri Canova e bozzetti freschi che lasciava in Creta, che ci sono fortunatamente arrivati, praticamente il piede, diciamo, è già impostato. Poi chiaramente ci sono le altre situazioni da portare avanti, e c'è questo piano qui, perché qui c'è uno spartiacque, no? Qui scende e poi risale. Quindi poi voi uno, cioè, va avanti e fa. Però queste sono già la prima impostazione. Dopodiché c'è tutta una situazione di gerarchia, perché dopo si va avanti con questa situazione qui, che vi ho segnato qui, dopo ci sono le dita, c'è il pollice, quindi poi. Però quando voi studiate per esempio, i particolari delle dita, non dovete disegnare le dita, ma dovete disegnare sempre il piano che contiene le dita. Questa è una cosa, io ho fatto qualche esame di architettura inizialmente, poi mi sono buttato nella scultura, che poi piaceva di più, però era un esame che feci, che si chiama geometria descrittiva, che lavorava sui piani e l'immaginazione, diciamo, dei piani per poi costruire le figure. E quindi questa era una cosa che poi io l'ho ritrovata un po', insomma, chiaramente più in piccolo, perché quello era un esame più complesso. E quindi voi dovete fare uno sforzo di astrazione, cioè per esempio questa zona qui che contiene le dita,
non sono tre dita, questo è un piano che ha questa disposizione. Prego? Che le contiene, sono piani. Esatto, esatto. È una struttura rettangolare più o meno, no? Perché praticamente parte da qui, arriva qui e finisce qui. Ed è un piano che, esatto, come dice la nostra ascoltatrice, è un piano che li contiene e che però contiene solo queste tre. È una porzione del mignolo che sta di qui. Chiaramente, scusami, quel piano poi ha lo spessore, quindi anche la parte verticale, che è un altro piano. Eh sì, che sarebbe questo qui, no? Sarebbe poi questa discesa. Per esempio, se voi le vedete da sopra, non si nota questa direzione così scoscesa. Se mettete il piede lateralmente, vedete come invece scendono, c'è una discesa molto ripida, no, delle dita. Quindi un'altra cosa poi da sapere è che il volume, per essere studiato, va visto da tutti i punti di vista, cioè frontalmente, sopra e lateralmente, perché molte volte non si riconoscono delle direzioni soltanto da un punto di vista. Poi ad esempio c'è il pollice, che però è sempre contenuto in questo piano, no? Perché una parte del pollice è contenuta in questo. Quindi sostanzialmente voi potete fare inizialmente un piano qua, e facendo questo piano qui e questo piano qui avete già impostato le due superfici che contengono le dita. Dopo continuate, girate da quest'altra parte e individuate quest'altro piano. Perché qui, adesso ve lo giro in quest'altro senso, ecco, vedete? Qui c'è questa situazione che parte in discesa e poi va subito dritta così. Quindi questo è un forte contrasto, no? Di cambiamento di direzione, e quindi questo qui è un altro piano. E poi, come vedete, la luce come cambia, c'è un altro piano anche qui, quindi qui, e anche un altro qui, vedete? Quindi qui c'è una specie di quadrato, di trapezio, qui ce n'è un altro. In questo modo voi proseguite, vedete la luce come vi suggerisce che qui è nero, quindi vuol dire che qui, vedete, c'è un cambiamento abbastanza... Se questo piano lo vedete da un'altra prospettiva che questa, vi rendete conto che qui è esattamente in verticale, no? Vedete? Quindi la luce vi ha detto bene. E quindi è tutto così, e sono però tutti piani sempre verticali. Scusate, geometrici, cioè non bisogna mai fare una situazione di arrotondamento inizialmente. Adesso io potrei anche continuare, ma insomma, poi sarebbe un po' più didattico, no? Quindi questo si può fare magari in una fase successiva. Però io, ecco, adesso ve li sto disegnando, perché questi poi sono disegnati tante volte quando ho fatto le lezioni, insomma, con le persone, con gli allievi, e quindi ecco, ve li sto segnando così, vedete anche qui la luce, qui è chiaro in questo solco, no? Qui, e poi qui di nuovo è nero. Quindi vuol dire che qui c'è un piano piatto così e qui c'è un piano piatto così. È un rettangolo, c'è un lato qua e un lato qui. Dopodiché questo riapre, qui c'è per esempio un esagono, no? Che se voi vedete la luce come lavora? Sì, sì. Questo è proprio un triangolo, no? È un triangolo nero che sta qui. Poi qui c'è uno spartiacque. Qui di nuovo ce n'è un altro, questo è leggermente più rosato, no? E qua diventa di nuovo una linea. Va bene, mi seguite? Sì, sì. È tutto chiaro? Sì, ecco. Chiarissimo. Sì. Posso dire una cosa? Allora, prego, prego. La cosa interessante è che quando tu ci stai facendo vedere come lavora la luce. Esatto. Io sono sempre stato convinto che, non so se è un'intuizione o meno, che la scultura in realtà è una maniera per modellare la luce incidente, fondamentalmente. Esatto, esatto, sì, sì. È esattamente così. Che è esattamente quello che fa anche un pittore. Beh sì, ma in effetti poi lo fa in maniera diversa, perché lo fa. Le affinità sono molte, insomma. Ecco, secondo me la pittura è più difficile, come dicevo prima, perché poi bisogna trasferire sul piano l'elemento tridimensionale, poi c'è anche l'elemento del colore, che quindi è una cosa giusta. Sì, sì. Beh, è un altro tipo di inganno. C'è una letteratura su questa cosa, c'è uno scultore, sì, sì. Arturo Martini, per esempio, che aveva fatto un libro che si chiama Scultura Lingua Morta, dove diceva che la scultura ha una potenzialità in meno della pittura, perché praticamente c'ha questo vincolo della tridimensionalità, che invece nella pittura non c'è, perché sta sul piano e può esprimere di più, perché poi c'è anche il colore. Cioè, questa è una cosa che lui aveva approfondito e aveva andato, insomma, poi
ci sono, diciamo, delle cose che poi ci si arriva un po' tutti quando si studia esattamente, diciamo, per esempio vi dico una cosa che questa ci si arriva, che ho riscontrato con molti colleghi, che quando si studia molto in precisione il corpo umano e quindi poi si arriva alla fase, per esempio, della modellazione, seguo questo discorso in maniera molto tecnica, e questa fase iniziale, diciamo, ci tengo che rimanga obiettiva, insomma, non soggettiva e quindi non artistica. Insomma, questo è un lavoro per ora del tutto artigianale. Prima il mestiere, quindi, certo. Esatto, e quindi questa è una cosa, diciamo, con umiltà che uno si deve mettere e capire. Ecco, quando si, diciamo, si supera questa fase dei piani, si individuano bene le posizioni e si riesce a fare un piede, in questo caso, fatto bene. Quando si inizia a modellare, cioè a stondare il piano, considerando sempre che ci sono però delle strutture geometriche sotto, quindi non si deve arrotondare così casualmente, insomma ci si arriva sempre poi per sottopiani, dopodiché quasi naturalmente, insomma, il dito comincia poi a scorrere e ci si arriva a stondare, diciamo a finire come fosse l'originale. E qui io vi ho lasciato, questo è un piede di una mia allieva, che l'ha fatta esattamente da sola, io insomma gli sto parecchio addosso, quindi la potete capire che è poi una cosa, però l'ha fatta esattamente identico. Questa è una signora che insomma ha lo stesso tipo, non è una, insomma, una scultrice, è una persona che può avere interessi molteplici, che si è affacciata a questa cosa in una maniera più così ignara possibile, e diciamo anche stupito, però ho capito che, diciamo, questo tipo di tecnica può essere passata, quindi non è non ci vogliono delle particolari predisposizioni, sicuramente aiutano, però insomma se uno spiega come funzionano esattamente questi principi, diciamo poi queste cose si riescano a fare. Le allieve successive che sono venute l'hanno fatta esattamente, io ho una pagina Facebook che poi magari Alessandro vi potrà comunicare, dove ci sono le foto con le diverse allieve, con sempre lo stesso piede, perché la prima cosa che faccio fare, che è esattamente fatto nello stesso modo, quindi c'ha, diciamo, una pecca, nel senso che sono tutti quasi praticamente uguali e quindi non si riesce a riconoscere chi ha fatto quale. Tolgo la luce, e però in un certo senso a me questa cosa fa piacere, perché vuol dire che sono riuscito a trasferire lo spirito di questa intenzione, che è quella di esattamente copiare l'oggetto com'era, insomma, quindi posso chiederti una cosa? Lo scopo della lezione, prego. Quelli sono modelli in argilla? Sì, questo qui è un modello di argilla, sì. Come lavorate? Cioè, lavori con degli attrezzi particolari? Sì, allora, gli attrezzi ve li mostro. Sì. Io però vi stavo dicendo una cosa di prima che vi voglio finire, se posso. Sì, sì, sì. Che poi mi sono un po' dilungato e mi sono dimenticato che nel momento in cui si inizia a finire in maniera definitiva l'oggetto, e questa è una cosa a cui si arriva, diciamo, a livello sempre tecnico, e che vi dicevo riscontrato con i colleghi, insomma, si capisce che non esistono i vuoti, cioè la modellazione del corpo umano è fatta solo di pieni, anche se ci sono delle concavità, delle convessità, però quelle in realtà nella modellazione, quando si arriva proprio nel particolare, nel millimetro, respingono sempre, cioè non attirano, non creano un vuoto, ma respingono sempre e creano un pieno. Questa è una cosa che si capisce andando avanti, proprio, detta così è così un po' sospesa, è un po' dogmatica, però è esattamente così. E quindi è una cosa che poi ci si arriva, cioè, come dire, le foglie sono fatte con delle cellule che poi quando lo studi lo capisci, e quindi ecco. Prego. Posso chiederti? Sono sempre io, Sì. Dunque, tu parti da un pezzo di argilla di una certa base, di una certa altezza, quindi. Sì. Cioè, prendi delle proporzioni prima, no? Sì, e esattamente, con un metro. Giusta. Con un metro, sì, infatti nella lezione generalmente si prende, ecco questo ve lo giro così, si prende esattamente la misura del piede con un metro, sì. Diciamo che io uso i compassi, sono i compassi che adesso sono fatti da scultura, ma insomma se uno non ce l'ha a casa può usare un semplicissimo metro da ferramenta, si prende questa misura, è una cosa fatta completamente da, ecco questo è uno dei legnetti che poi vi volevo mostrare. Sì. È una cosa esattamente un po' come battaglia navale, no? Si fanno le due linee
e poi si fa la base per la prima, certo. E si costruisce questa soletta. Poi chiaramente questa soletta ha delle entrature, no? Quindi sì, avrà qui un punto che va più dentro, quindi si segnano, come dire, gli aggetti principali, no? Qui sì, si sa che arriva più o meno qui, qui c'è una linea che arriva qui, qui c'è un aggetto perché va di qua, qui c'è un altro punto, dopodiché qui gira, qui adesso sempre lo vedete stondato, ma io vi sto, come dire, vi dicevo prima, vi sto spostando i piani principali. Cosa, quindi qui c'è... È molto semplice. No? Sì, no, ma è così, è così. Certo. Perché in realtà se uno non pensa all'oggetto, ma pensa che è una disposizione di punti nello spazio tridimensionale, e piano piano lo costruisce. Cioè, questa signora, quando l'ha finita, era incredula, perché tu non pensavi di riuscire a fare una cosa così. Eppure è riuscita a farla. Allora, io qui vi ho posizionato anche delle altre cose, che sono delle lamelle, perché poi questo qui è stato ricostruito in gesso, cioè è stato fatto poi un calco, di cui ho conservato una parte, che è questa, che adesso vi mostro, che generalmente poi si rompe quando, vedete? Questa è una parte del negativo che è quella che sta qui dietro. Ve la posiziono così si capisce anche. Ecco. Quando si fa il calco, praticamente si mettono delle lamelle, cioè si studia una zona di demarcazione, di divisione di due conchiglie o più, a seconda del pezzo poi sia più o meno complesso o meno, insomma. E la lamella deve fare in modo che, estraendo il pezzo di gesso, cioè facendo questo movimento, non si creano dei sottosquadri, cioè delle porzioni di gesso che per esempio entrano qui, no? Dove c'è il buco del poli, e se lo strappano. Quindi questi gusci, diciamo, possono essere anche più numerosi, se ne può fare anche uno qui che finisce qui. Diciamo che in questo caso non serve perché, siccome il piede, diciamo, ha una zona di marcazione che è questa qui, che poi in questo caso coincide con il piano che sta da quella parte, no? E poi, diciamo, se voi guardate da questa parte, tirando, immaginando di dover tirare, non ci sono delle, no? Lo vedete anche perché è una superficie, non ci sono delle cose che vanno dietro, e quindi si può comodamente individuare questa linea di sezione. E le dita? Poi le dita poi vengono su via da sole bene, perché siccome sono piccole, il gesso quando è solidificato, questa poi, diciamo, la creta si strappa, se ne va. Chiaramente quando si apre bisogna fare lentamente, perché se uno fa zdrazza rimane un po'. Comunque poi qualsiasi pezzo si può sempre reintegrare, perché si può ricostruire, a parte rincollare, ma si può anche ricostruire con un po' di creta sul negativo, no? Sul calco, e si rifà un po' quell'andamento, cioè io lo faccio spesso, però in genere non serve. E quindi una volta fatta questa divisione con il calco, che adesso tolgo, poi le due conchiglie si rimettono assieme e nella parte sottostante, diciamo, che rimane vuota, che sarebbe questa, no? Perché il gesso poi... Vabbè, adesso sto entrando un po' nel dettaglio che probabilmente non serve. Insomma, viene colato il gesso e riviene l'oggetto definitivo, che è questo. Certo. E questo, diciamo, è grosso modo, molto velocemente, quello che può essere un primo inizio di studio. Questi sono gli attrezzi che si usano, che possono essere... Classici, diciamo. Sì, sono quelli classici, insomma. Io ce l'ho anche un po' più grandi, ma insomma, la proporzione è questa, ve l'appoggio. Ecco, ma utilizzi la mia mano. Anche le mani o no? Cosa? Utilizzi anche le mani o solo? Allora, sì, io sì, sì, certo. Con la ho lavorato con le mani molto. E poi, vabbè, usavo attrezzi tipo forbicine vecchie, le cose sì, beh, diciamo che io gli attrezzi li consiglio, questo è molto simile, sì. Aspetta. Io in genere utilizzo più o meno questo tipo di profili qua, che hanno una parte scanalata, ecco, non so se la vedete, sì, e una parte piatta che ha una lamella che serve per aiutare a definire i piani, perché è geometrico, no? Quindi di legno di bosso, giusto? Di bosso, sì, è vero, sì, che però non si trova più tanto, perché è un simil bosso. So. E poi, vabbè, questo è simile a quello di prima, ma insomma, diciamo che in linea di massima bastano questi tre per avvicinare. Serve per scavare, vero? Sì, questo serve per esempio per entrare a fare... Però già questo, per esempio, per arrivare a usare questo legnetto, sì, comunque, insomma, ecco, bisogna già arrivare a un punto di definizione di tutta la figura che, insomma, è complessa, no? Perché ci sono tutti... Adesso ve li risegno, no? I piani qua. Poi, ad esempio, anche le dita hanno già dei sottopiani, perché sono dei rettangoli, no? Vedete qua?
Per esempio il Canova faceva dei piedi stupendi, io sono andato per anni a vedermi a Roma, c'è alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, c'è l'Ercole Liga di Canova, non so se qualcuno la conosce o se la ricorda. Accidenti, insomma, siamo quasi, ci mancano quasi 10 minuti. Vabbè, e che è stupenda, c'ha quei piedi rampanti con le dita che aggrappano, che sono un capolavoro. Io sono andato tantissime volte a cercare di vedermeli e sono veramente belli. Lui poi, per esempio, ci metteva tantissimo per finire le sculture. Da quello che so, ci ha messo, credo, 15 anni, perché lui le faceva scolpire dagli assistenti con quella tecnica dei punti, che poi, insomma, se avremo tempo vi spiegherò, vi racconterò, con i compassi. Aveva degli aiutanti che gliele sbozzavano secondo una tecnica che si usa a Pietrasanta ancora adesso, molto molto semplice ma geniale, e poi lui ci si metteva e faceva la pelle di 2-3 mm, ma ci si concedeva tutto il tempo che voleva, e arrivava, mi ricordo che, insomma, poi intervallandola con altri lavori, l'ha iniziata, insomma l'ha finita credo nel 1819, perché lui mi pare sia morto nel 22, nel 1822, quindi era finita 2 anni prima di morire. Quindi, ma un lavoro sì, di quasi 15 anni. Doveva competere con stupendo. Secolo prima. No, aveva ma lui in quel periodo lì, a me forse piace più Bernini, perché, cioè, non lo so, così per, cioè, barocco mi piace molto. Però lui in quel periodo storico è stato il numero uno al mondo, credo. Sì. Perché ci sono stati altri scultori, per quanto bravi, anche Thorvaldsen, ma insomma non hanno assolutamente raggiunto quella. Stiamo parlando di Canova. Sì, di Canova. E quindi no, sono entrato in questa cosa così, insomma, un po' appassionata, per farvi vedere che, vedete anche qui, il piede fondamentalmente è un rettangolo, no? Perché vedete qui ci sono delle pareti verticali, dove, ecco, che stanno qui, una di qua e una di là, poi qui, vedete, qui scende da una parte, poi dall'altra, e poi va dritto. Poi qui, insomma, interrompe, e va a dire un uomo in quest'altra direzione, che era questo il piano. Cioè, adesso l'avevo già accennato prima, però era per dirvi che poi ogni situazione ha di nuovo un'altra gerarchia di piani, finché poi a un certo punto però i piani finiscono, e dopodiché si comincia a posto andare, e l'elemento comunque già impostato con i piani principali c'ha già una sua, sì, perché quello, insomma, poi è la struttura, insomma, è l'archetipo, come dicevano i filosofi. È la stessa tecnica che si utilizza per imparare a disegnare. Sì, esattamente. Ma infatti io e Alessandro ci siamo... Per favore, Giuseppe. Aspetta, Anna Maria. Sì. Togli l'audio se devi parlare. Scusate. Vai avanti. Senti, in questo caso, se per esempio bisogna fare delle vene sporgenti, in quel caso lì tu devi lasciare più argilla, in questo caso lasci più argilla e scavi, oppure la aggiungi dopo? No, dunque la vena fa sempre parte di un piano, quindi per esempio in questo caso la vena sta qua, no? Adesso ve la mostro, prendo un po' di luce. Ecco, questa vena che tra l'altro è appena bozzata, sarebbe questa. Questa qui, no? Ecco. Però in realtà questa già cioè non, ecco, la cosa che, su cui mi sono un po' scontrata anch'io, ma dove si passa tutti all'inizio, è che uno si concentra sul particolare anatomico, cioè sul, non so, il malleolo, la vena, la cosa. Invece quelli sono sempre oggetti contenuti nel secondario. Sì, però per far uscire una vena devi scavare il resto, quindi devi tenere comunque. Sì, esatto, però bisogna considerare che il resto non è, cioè la vena non è una vena, la vena è una parte o del piano che definisce due piani. In questo caso qui sembra che li divide, ma in realtà se voi vedete qui c'è questa direzione, poi c'è questa, adesso poi, insomma, e poi, quindi praticamente in realtà qui c'è un piano che fa così, la vena è in mezzo ma sale e poi ritorna a fare un piano di qua e un piano di là, quindi qui c'è esattamente una sorta di trapezio, insomma, no? Che praticamente definisce questo triangolone, non so, adesso mi riuscite a seguire, ecco, e quindi in realtà quello che può sembrare un oggetto da rendere, che magari può, non so, così suggerire delle difficoltà, invece fa sempre parte di questa struttura. Anzi, voi inizialmente non la dovete neanche considerare, perché comunque non fa parte della struttura principale, diciamo, sempre della geometria, ma poi si inserisce dopo, quando poi si finisce l'oggetto, insomma, no?
questa ecco è la cosa. Dunque, guarda, più o meno, cioè, sostanzialmente il discorso è molto semplice e poi va messo in pratica, ecco, quindi diciamo il resto poi va molto eseguito, ecco. E quindi questo è un invito a chi insomma ha piacere di approfondire questa cosa e cercare ecco, di entrare un po' in questa. Poi, ecco. No, noi faremo adesso cominceremo a collaborare e monteremo delle lezioni nelle quali passo passo, almeno questa è l'intenzione, esatto, del nostro progetto, monteremo delle lezioni nelle quali passo passo si partirà dal blocco, da proprio elemento per elemento, fino a costruire questo piede che mi affascina tantissimo. Bello. Anche perché per i disegnatori il piede è una delle cose più difficili che c'è, cioè è più difficile delle mani e secondo me è più difficile del volto. È perché cioè se non lo vedi in questa maniera, cioè per piani, diventa stranissimo, è ingestibile, è assolutamente ingestibile. Per cui sì, perché viene tutto stondato, viene poco, sì. Sì, non sai mai dove finisce, dove comincia. Esatto, invece, esatto. Non esatto. Sai mai dove finisce e dove comincia. Poi... Allora, io volevo darvi un accenno che, diciamo, la lezione comprende anche una copia dell'oggetto. Ah, ecco. Io pensavo, siccome è una cosa fatta online, io ho l'intenzione di insegnare questo, siccome è una modalità diversa, perché generalmente le persone vengono comunque allo studio da me e quindi vedono l'oggetto e lo copiano, quindi io gli posso mostrare. Allora, ho notato che avere un oggetto vicino per poterlo guardare è sicuramente molto più semplice, perché poi ci sono comunque i problemi di tipo prospettico, no? E quindi, diciamo, io ho, siccome per me è una passione, insomma, di vita, perché io questo lavoro lo faccio da quando sono piccolo e non lo faccio per hobby né per guadagnare soldi, diciamo che tutto il resto viene di conseguenza, insomma, però io lo faccio e basta. Quindi voglio che se qualcuno viene da me per imparare una cosa, la impara così come si deve essere imparata, insomma. Quindi vi metto a disposizione tutti gli oggetti che ho, cioè, ho dei calchi, quindi questi sono tutti oggetti che... Cioè, quindi nella lezione c'è la spedizione, compresa la... Esatto, c'è la spedizione del calco, in maniera che voi quando iniziate, come dire, siete confortati da tutto ciò che può servire per darvi anche un'esperienza, secondo me, soddisfacente, ma non in senso banale, nel senso che imparate a fare una cosa che secondo me è importante, perché così nell'esperienza di una persona... imparare a fare questa cosa e capirla, comunque è un bagaglio personale che secondo me ha una sua importanza, insomma. Quindi voglio che lo impariate bene, che vengano così come vengono i miei allievi che vengono qui, e quindi voglio ottenere lo stesso risultato, insomma. Quindi, no, ci dobbiamo riuscire, io ci voglio riuscire, questo è lo scopo, insomma. Vi volevo anche dov'è, dire, scusi? Beh, io, dove ha lo studio? No, io lo studio ce l'ho a Roma. Però, diciamo, la sfida di fare le cose online è che uno poi la può fare anche con un cinese, cioè, certo, dove certo. Non ci sia io a Roma. Però dobbiamo provare. E quindi, e questo è un po' lo scopo. E quindi, diciamo, voi avrete gli attrezzi di lavoro che poi, cioè, potete procurare da soli. Puoi farti anche poi, nel dettaglio poi si vedrà, insomma, quelle cose che poi servono. Però ecco, l'importante è questo, secondo me, che poi la differenza è questa, insomma, che si può studiare avendo, diciamo, l'oggetto da copiare, in maniera che io, quando vi faccio vedere cose, voi le potete individuare, capire, vedere e portare. Un'altra cosa che vi volevo dire, io ho pensato comunque di strutturare le lezioni in maniera di fare gradatamente, cioè chiaramente, passo passo, e per me la cosa importante è che voi capite l'impostazione, come vi ho accennato prima, dei piani. Quindi, diciamo, secondo me può essere comunque finito l'oggetto anche quando ha l'impostazione, diciamo, gerarchica di tutti i piani principali e secondari. Quando è abbozzato, grezzo. No, perché una volta che... Cioè, comunque ci vuole tempo per arrivare a quello, però questo lo dico per voi, insomma, se... può diventare anche un po' faticoso. L'importante è capire la struttura dei piani, perché quello vi dà poi la base per approcciare anche, non so, le cose di pittura, queste cose qui. Diciamo che finendolo si ha sicuramente un'esperienza più
anche più sensibile di quello che uno può riportare in un eventuale corso per di più.